Siamo ancora qui a denunciare questa situazione con i lavoratori che devono prendere lo stipendio di dicembre, quindi fra qualche giorno dovrebbero sulla carta prendere quello di gennaio, ancora non ricevono la mensilità di dicembre. Questo ovviamente è un problema che si ripercuote sulle famiglie, su famiglie di 30 lavoratori che si trovano a fronteggiare una situazione non più rinviabile, cioè bisogna trovare una soluzione, perché non è giusto che questi lavoratori prestano quotidianamente la loro opera in un servizio essenziale e poi non vengono retribuiti nei termini corretti. Voi nel comunicato di ieri avete chiesto, tra virgolette, aiuto, comunque avete fatto una sollecitazione anche al Comune. Certo, perché se ci sono dei problemi burocratici, diciamo, tra il Comune e l'azienda che ha in appalto il servizio, non è possibile che debbano pagare sempre ed esclusivamente i lavoratori. L'intervento del Comune, l'intervento della ditta, devono mettersi d'accordo, dobbiamo stabilire una data certa che da dare ai lavoratori, diciamo metà mese, il 20 del mese successivo, ma gli stipendi devono essere certi, la data deve essere certa. L'ha detto lei, ci sono famiglie in difficoltà per questa situazione. Certo, sappiamo tutti il momento che viviamo, cioè le bollette non è che arrivano in ritardo ai lavoratori perché la Scoppio barra il Comune non pagano gli stipendi, le bollette arrivano puntualmente a casa, devono essere pagate, al supermercato non aspettano, non giustificano il fatto di non pagare la merce, la spesa perché il Comune non l'ha pagato, la ditta Scoppio non l'ha pagato la mensilità.